Ciao amici, ciao mitici, siamo subito su Marta is Dead, un minuto che mi rimetto in pista e andiamo subito, ok? Un minuto, due minuti al massimo, intanto c'è la musichetta che è una figata e poi cominciamo questa live fighissima insieme. Tell me your tale, tell me
Eccomi, grandissimi amici miei, partiamo davvero, davvero alla grande con Martha is Dead. È giusto per essere in tema con un horror, tengo la luce bassa, che quasi non mi vedete, tanto per essere più tetro possibile, immaginabile. Allora, io devo andare al lago e non devo farmi scoprire. Dai genitori che non vogliono che Martha vada al lago di notte, dove è morta la sorella. Qui è Martha. Ma che diavolo? Per un attimo mi sembrava di aver visto... No, no, non è possibile. Sto guardando, aprite quella porta. Grande! Allora... E non posso accendere le luci. È pericoloso. Servirà un flash. Posso cercarlo tra le cose del babbo, sotto la sua camera da letto. Quindi devo cercare un flash... sotto la camera da letto del babbo. Ragazzi, già Luca, già così a me fa venire un po' il cagotto, ti dico la verità, eh. Non voglio essere uno che si caca in mano, ma Sarola, questa era chiusa prima. Era chiusa prima. Roba del babbo. Hai ragione. Ho sentito ansia dire che già. Tutto si giocherà, Luca, su ansia già. Mappe di guerra, vedi? Il papà era un... Sì. Questo è il flash. Ora posso fotografare Martha, anche al buio. Aia, aia. Io ho paura che se... Ah, sono le lampadine, perché una volta i flash, ragazzi, mettevi la lampadina, dava la botta e il flash andava, Già che ci siamo, prendiamo anche le chiavi. Ma guarda che grafica, mo. Guarda che roba. Incredibile, eh? Questa è davvero è una cosa incredibile, la grafica di sto gioco. E pensare che una mitica software house italiana senza tanta gente che lavora è incredibile proprio, bravissimi. Questa è chiusa. Si sta camminando. Allora, già che è buio, già che stai andando in giro con un accendino e dobbiamo... Usata in ambienti molto buio grazie al flash, beh, grazie al cazzo, lo sapevo. E già che c'è il corpo della sorella qui, senza neanche il refrigeratore, che sta andando in decomposizione, già mi suona veramente brutto. Eh sì, questo è il funerale. Devono... ma come cazzo lo vedo così? Come faccio? Luca, è un po' come ieri che... Luca ieri mi ha... Forse devo farlo da qua? Allora...
Ok. Soggetto parzialmente inquadrato. Ok. Sì, ma... non mi sta aiutando moltissimo. A fuoco. Ok. Troppo scuro. Cos'è? Non è un po' troppo scuro. A regola. Inclinazione, attacca. Dove, come me lo usa il flash? È da qualche parte qui il flash. Esposizione, fuoco. Come faccio a usare il flash? Oh, cazzarola. Vediamo. Io ho la macchina fotografica. 18 luglio. Tutto è cambiato. Mi sento una persona diversa. Con Marta se n'è andata la parte migliore di me. La gioia, la voglia di vivere, di scherzare. Mi trovo sola con me stessa, confusa, senza alcun desiderio, senza alcuna aspettativa. Ero al lago, alle macchine fotografiche. E c'era un corpo che galleggiava. Non ricordo cosa stessi facendo prima. L'ennesimo vuoto di memoria. Quel corpo privo di vita era di Marta, mia sorella. Mamma è corsa da me e mi ha abbracciata, pensando che fossi Marta e che io, Giulia, fossi morta. Ho assecondato la mamma e ora è tardi. Se venissero a sapere che ho preso in giro tutti, non voglio neppure pensarci. Mi sento terribilmente in colpa. Faccio finta di essere Marta e di essere sorda. Ho scattato la foto per la cornice di Marta. Lo so, è tardi ormai. Ho sentito un incredibile dolore quando ho messo la foto nella cornice. Le ho detto addio per sempre in quel momento. Ho realizzato che non c'è più e che non si può tornare indietro. Ma una cosa devo farla per lei. Devo scoprire cosa le è successo. Non possono averla uccisa i partigiani. È semplicemente ridicolo. Lapo è un mio amico. Fa parte di loro. Ci amava così tanto. Li conosciamo tutti. È semplicemente impossibile. Ok. Ok. Allora... io devo capire come... ma scusami, ma non posso dar fuoco? Non ho il coraggio di usare il telefono, non adesso. Allora che cazzo spegni l'accendino a fare? Qua c'erano le candele che almeno mi faceva... questa non si può accendere, non è la candela. Cioè, allora, R1, la mappa, le forbici, questo qui. Osservo la macchina fotografica. Ok. Rimetti in borsa, usala. Sì, troppo scuro. Perché non...
non mette il flash. Luca, come mai secondo te? Aspetta un attimo, perché magari sono qua a far stupid. Un secondo, tolgo la mia faccia. Ah, dai, Facciamo così. Ok, allora. Ma no! Ma no, ma che bordello ho fatto! Non ho neanche inquadrato lei. Ok. Cioè, è un disastro qua, Luca. Allora. Non so neanche dove mettere la faccia. Cioè, ma un pelino di luce c'è. Perché poi quando va con la macchina fotografica... Ok. No, sei serio? Ogni volta devo metterla. Ah, ecco qui che la vedo adesso. Ok. Apri la porta d'ingresso, dai, andiamo. Qui la facciamo dopo la foto a Marta, che ha già scassato la minchia. Ok. Allora, no, qui no. Vai, vai, vai avanti. Secondo me ho anche troppe foto scattate a minchia. Come faccio a cancellarle? Non lo so. Comunque usciamo, che non c'è problema. Questo che cos'è? Ah, la lampada a petrolio sarà. Esatto, a petrolio. Raga. Allora, adesso al lago io ci devo andare. Dov'è il lago? Qui? Vabbè. Wow. Di notte fa veramente paura, eh? Guarda qui. Guarda qui che roba, di notte. No, benissimo. Guarda la lampada che sta quasi correndo, com'è realistico, che non è in fissa. Che muove tutto perché si muove anche lei, no? Questo è un pozzo. Un pozzo è a caso di mare. Sì. E poi? Lenti. È una lampada a petrolio. Olli, vieni, mo. Vieni. Potevo usare anche la bicicletta? Vediamo. Io so che qua c'era una bicicletta. Ma c'è una chiave. Sì, è vero, hai ragione, gran grafica. Sinceramente ci sono rimasto anche, ti dico la verità, perché sì, non sarà un gioco assurdo, lunghissimo, un... Ma qui che cosa c'è? Acqua? No, non posso andare di qua. Vabbè, magari c'è la chiave, c'ho la chiave, eh? Vediamo. Non c'ho la chiave. E io come ci vado da Marta? No, in realtà ho sbagliato. Andiamo.
Ciao, 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 Mitico! Ma dov'è la qui? Ah, eccolo qui, cazzarola, non l'ho visto. Ciao! Marco Trans, paura non ne ha del buio! Invece, Mitico Luigi, Marco Trans, paura ce l'ha perché devo giocare con la moglie di fianco, se no mi cago addosso. Vero, mio amor? Quindi rimaniamo per le public relation che Marco Drams paura non ne ha, ma in realtà Marco Pochino. Drams un po' di paura ce l'ha. Grande Pochino, pochino. Luigi, grandissimo, grandissimo Luigi, grandissimo Luca. Allora, dobbiamo andare di qua. Sinceramente, questa lanterna con questa foschia di notte, questo terriccio, un po' di caga la mette, eh? Anche perché si sa che... Io amo la Oh! notte, ma questa notte mi spaventa. Grazie che me l'hai detto Nel anche. buio mi sembra di sentire tutto il male che ho fatto. A ogni passo si avvicina. Lo sento che mi sfiora, come un brivido. Ho fatto del male a Marta. Più mi avvicino al lago e più ne sono certa. Come potrebbe non essere così? L'ho uccisa per rubare l'amore che tutti provavano per lei e non provavano per me. Non è vero, Come ha dai. potuto fare una Oh cosa simile? merda! Hai Pelle d'oca. visto? Oh merda. Pelle d'oca. Oh. Marco Trans paura non ha, non è vero. Anche gli effetti 3D. Facciamo la foto? Oh! Senti, alza però. E poi rimbomba dentro nella cuffia. Chiaramente ho messo la mia faccia lì, adesso non vedo più che cazzo devo fare. Allora, un piccolo problema è che sei tipo inchiodato, ragazzi. Vabbè. Lasciamo stare di fare anche la foto, possiamo fare la prossima volta. Ma appunto, ma... Io ho capito che... Ah, ma vedi! Bisogna muovere il diaframma, devo aprire il diaframma così... Ma Vai a fare la foto da sola. vaffanculo! Dopo devo fare la foto della sorella. Ok. Ah, hai capito. Allora, fuori fuoco. Soldati tedeschi. Il babbo ha ordinato delle ronde vicino casa. Ma come avranno fatto a perdere un elmetto, Dio solo lo sa. Hai capito Luca? Io dovrei tornare indietro a fare la foto alla sorella però, eh. Non vorrei che magari dopo... Non vorrei che magari dopo... Mi passa la notte e me la sotterrano e non riesco più a fare il platino del gioco per quello. Vabbè, dai, tanto non ho fatto tanta strada. Torniamo in Dre. Non... Il gioco non spiega come si fa, sinceramente, però Riesci a fare la foto? effettivamente... finisci di fare la foto e finisce lì. Però effettivamente... Il diaframma serve per quello, quando si fanno le foto di notte. Apri. Sì, non so cosa, se vi viene fuori anche voi, ogni tanto mi viene fuori un errore. Dai, forza ragazzi, mettete a posto. Cioè, quando corre così fa venire un mezzo cagotto, raga. Vediamo un attimo. Posso tornare alla casa anche di qui? Credo di no.
Allora, graficamente mi piace, il fattore che mi tiene incollato mi piace, un po' di caga me la fa venire, quindi più di così non potevano fare. Mi viene fuori un errorino ogni tanto quando mi fa il caricamento dei salvataggi delle foto, ma probabilmente perché ho fatto tipo 100.000 foto che non servono a un cazzo, vediamo un attimo. No, qui non serve a una piega. Allora, solo foto storia. Eliminiamola. Ok. Che magari mi fa problemi. Ok. Andiamo. Ecco Luca. Andiamo dentro a fare la foto della sorella. Usare la lampada prima. Ecco, adesso vedi, mi fa non vorrei dare un errorino. Poi mi fa andare avanti però, eh? No. Ah, devo metterla giù, vedi che mi fa questo cazzo di errorino ogni tanto. Come faccio a mettere giù la lanterna? Proviamo. Madonna, che palle che mi fa sta roba del caricamento. Si è verificato un errore. Martyrs Dead Global. I rullini. Dai, su. Grafica. Entrano con la lanterna. Ho capito, ma io voglio entrare dentro casa. Non voglio fare la foto qua. Con la lanterna. Si vede che non mi fa entrare perché non vado alla porta, vedi? Secondo me non mi sono già bruciato il fattore di fare la foto alla sorella, però poi dico, vabbè. Oh! Sono rumori strani, eh? Allora dai ragazzi, andiamo avanti. Usa l'accendino. Allora aspetta, ma io, porca miseria, metto sempre la mia faccia in un punto dove poi non vedo i comandi come sono. Spostiamo di qua. Di qua non fa niente, non c'è niente di qua. R1. Ah, tu dici che devo usare l'accendino. Vabbè, dai, fa niente, adesso ormai sono tornato. Adesso ci sarà il punto, credo, tosto, raga. Giusto. Vogliamo, guarda qui che roba. Bosco, notte. Non dirò. Sai cosa sembra? Il bosco qua dietro. Sì, sì, dove casa nostra. Questo pezzo qua. È fatto così il bosco dove abito io. Sì, sì, questo pezzo qua è strettissimo. Sì, è simile, molto simile. Sono passata con Leo lì, l'altro giorno. Allora, sinistra. No, ho detto sinistra e sono andato a destra. Sì. Grande Marco. La lampada a petrolio è infinita. Bella lampada a petrolio. Oh! Voi. Oh! Voi. Cos'è? Sta roba. Ah! La capellina. Una specie sì, di capella. Che lasciano la. C'è anche il rumore della gatta che sta respirando. Sì, infatti. Fa paura. Che russa. Russa. Anche gli animali. Oh no, maledetta lampada. Ma porca. Per fortuna accendino con me. Accendino. Ah! Ah! Ah, fanculo l'accendino. La sorella. Era la sorella. Eh sì che era la sorella, ma ci sono spaventato. Ah, fanculo, gioco di merda.
Allora, sinistra, destra, dobbiamo farle tutte e E passa anche lì, Marta, seguimi. tre. Ah, Non ti posso. le macchine fotografiche sono qui, da qualche parte. Deve prendere i rullini, credo. Ah no, tira via proprio la macchina. E vi fa l'errore. Ancora due macchine fotografiche. L'altra. No, devo tornare indietro o vado giù di qua? Andiamo giù di qua a vedere comunque. Pontile. Madonna, mi mette un'ansia. Moscerini e zanzare. Devo andare là. Sta musica è angosciante. Dividi mi arrivano, questo rumore, sta voce. Cioè poi mi viene da guardare dappertutto sta cazzo di lampadina perché c'ho FIFA. Un brandello di tessuto qui nel bosco, strano. Potrei fotografarlo. Ne manca uno soltanto. Ok, fotografiamolo. Hai scassato il cazzo, errore. Carica salva, carica salva, carica salva. Allora, dai. Esposizione. Come sarà Track. finito qui? Mi sembra familiare. Giochi, porca miseria, farle la sera non va bene, perché poi si va a letto e vengono gli incubi. Anche se grande Luigi dice Marco Danas paura non ne ha. Sì, ma io nel bosco qui stavo. Non andiamo più. Non si può. Ok. C'è l'ultima, raga. Ma dove sto andando? Ma no, ma me ne sto andando via. No, ma non è giusto. Non è giusto qua. Non è giusto, non è giusto, non è giusto, non è giusto. Devo prendere l'ultima macchina. Ma l'ultima macchina. Devo andare di qui. Oh! Così? Vediamo? Sì. Io non credo che devo passare da qua, però. Però l'abbiamo fatta.
Ecco fatto. Le ho prese tutte. I rullini in queste macchine fotografiche mi aiuteranno a capire cosa è successo. È ora di corsa a casa per svilupparli. Boh. Per adesso non è ancora arrivato nessuna scena mega horror e sta arrivando il giorno, tra l'altro. Torno horror, amore, per cortesia. È uscito panna nel gioco del cellulare, ma qua stiamo. Ci abbiamo i mostri. Wow, ma quanta strada abbiamo fatto di notte? Giulia! Oh! Giulia! Oh! Aia! Ma dove cazzo devo andare? Sta correndo! R1! Si stringe. Dove sono finito qua? Oh cazzo. Che porta è questa qui? No! Nella casa! No! L'hanno chiusa, amore, ma ha fatto la porta di lei? No! Apri, che paura, hai ragione! Cos'è sta roba? No, non lo so. Cos'è sta roba? Ma come è possibile? Come sta morendo? È la madre? Non lo so. Non fa tanto. Oh my god. Non lo so, amore, comunque hai visto la censura? Non ha fatto vedere la scena. Cos'è sta roba dell'acqua? L'hanno ammazzata perché era incinta di qualcuno. E ci sta facendo vedere questo. Finito il gioco, basta. Grazie per aver giocato. Cazzo, carica, mi fa l'errore di caricamento. Dai, ma perché? Fai il bravo, Marte is dead. Devo lavarmi e fare quello che va fatto. Se sono malata, allora ho poco tempo. Le verità contenute in quei rullini mi attendono. Oh! Sì, comunque ho saltato la fotografia e mi sa che me la sono presa. Oh, perché il contrario? Perché
Perché c'è del sangue nel letto? Di due pandini. Cosa penso di fare? Sporcherei i vestiti di sangue. Devo farvi una doccia? Sì. Ah, ecco qua. Lo so. Vabbè, ma me lo rifaccio, nel senso... Devi rifare quei pezzettini. Ho capito, ragazzi. Andiamo fuori. Che bello. Cioè, io sono qui. Sporcherei i vestiti di sangue. Ah, qua. Nella censura non fa vedere. Io penso che senza censura faceva vedere qua. Così va meglio. Perché? Ma non capisco tutto quel sangue. Non mi era mai successo. Meglio che nessuno lo sappia. Perché se ho 44 anni voglio che non ci si veda tutto a schifo. Allora non seguo più questo. Vabbè. Questo vestito è solo per le grandi occasioni. Dai, è molto serio, sopra. No, ho messo la censura. No, toglila. Oh, che palle che sei. Vuole vedere il sangue. Sì. Adesso torno, adesso rifai il caffè. Senza censura, il live deve essere senza censura. Fare fatica. Andare. Ok, togliamo la censura così non dobbiamo più. Ok, andiamo. Dobbiamo andare giù a fare le... Potrei alzare la cornetta del telefono e ascoltare la conversazione. Sì, fallo. Coinvolto nella morte di Marta, mia madre sta perdendo di nuovo la testa. Come si può anche solo immaginare una stupidaggine simile? E Don Attilio? È un grande amico, è vero, ma che manie! Le carte sono solo un gioco e soprattutto sono mie. Perché mai me le hanno prese? Nuova ordinanza per la sicurezza dei cittadini. A partire da questo momento è proibito a chiunque lasciare le case e camminare per le strade della città di San Casciano. Tutte le finestre, anche quelle delle cantine, come pure le entrate delle case e gli androni, debbono rimanere chiusi notte e giorno. Si raccomanda alla popolazione di trattenersi nelle cantine o, dove queste non esistano, di recarsi nelle chiese oppure in altri grandi edifici. Le pattuglie delle forze armate germaniche hanno l'ordine di sparare contro le persone che verranno trovate sulla strada oppure che si mostreranno alle finestre. Ripetiamo per chiarezza. Nuova ordinanza per la sicurezza dei cittadini. A partire da questo momento è proibito a
a chiunque lasciare le case e camminare per le strade della città di San Casciano. Tutte le finestre. Generale Eric K. Nuove regole sul coprifuoco e comportamento delle donne. Comando tedesco di San Vincenzo a Torri. Numero di telefono 1185. Di recarsi nelle chiese oppure in altri grandi edifici. Le pattuglie delle forze armate germaniche hanno l'ordine di sparare contro le persone che verranno trovate sulla strada oppure che si mostreranno alle finestre. Una pellicola a 25 ISO. Quando c'è il sole a picco è perfetta. Ecco, mi ha dato un altro rullino per poter fare altre foto fantastiche. Allora, sopra non sono mai andato, Farfalle. Cosa c'è qua? Cara mamma, è difficile, ma devo dirti una cosa. Ho scoperto che Giulia è incinta. Vai al lago domani mattina presto e osservala mentre si fa il bagno. Vedrai che si inizia a notare la pancia. Marta, cosa significa? Io non sono incinta. Tutto è sempre più confuso. Cerco una spiegazione, ma trovo nuove domande. Ha detto Marta che la Giulia è incinta, ma non è incinta. È Marta che è incinta. Ha fatto il casino con quello là e poi ha dato colpa a Giulia, capito? La Romola. 15 luglio 1944. Egregia signora Irene, le scrivo per comunicarle che qui alla villa tutto va bene. La ringrazio per la sua premura e preoccupazione. Mi dispiaccio per l'umiltà dell'alloggio che vi trovate costretti ad abitare. Ho chiuso la stanza dove fu ospite la piccola come da lei richiesto. Le lascio la chiave. È quella con il portachiavi rosa. Cercate di stare al sicuro. Distinti saluti. Tata. Perché è vero Luca. Quella porta? Era la mia stanza. Qualcosa da nascondere? Ancora Perbitin. A me sembra che non faccia altro che agitarla. È vero, un intrigo sempre più assurdo. Oh, un fucile. Sempre più armi in giro. Sono tutti spaventati dopo quanto accaduto. Questi sono i gioielli della mamma. Li indossa tutti i giorni, anche se il babbo dice che è sconveniente e pericoloso in questi periodi ostentare la ricchezza. Lei, come al solito, non vuole sentire ragioni e finiscono per discutere fino a che il babbo non se ne va a giocare alla guerra, come dice lei. L'ultimo cassetto. Le carte. Ecco le mie carte. Ci giocavo sempre con la tata. Lei prevedeva il mio futuro. Ciao, Zone Boy! Facevo finta di prevedere il suo. L'avvenire era sempre felice per tutti. Forse lei sapeva leggerle davvero e mi nascondeva la verità. O più probabilmente, queste carte sono solo uno stupido gioco per rassicurarsi e illudersi. Ma illudersi è necessario. Come potremmo vivere altrimenti? È vero, ha ragione. Ok, allora, le carte le ho prese, Capiamo, perché ho sentito che entra qualcuno. Questa è sempre chiusa, la mia vecchia stanza, di Giulia. Allora, lei è Giulia e Marta era sorda. Forse i genitori sono andati via, vediamo. Il comandante superiore delle forze armate germaniche comunica. Ciao, Bragari! Primo, chi si trovi in possesso di armi o esplosivi non denunziati al comando tedesco sarà fucilato. Secondo, Urca. Chi ospita banditi oppure li protegge e fornisce loro vestiario o armi sarà fucilato. Terzo, se qualcuno è a conoscenza di un raggruppamento di ribelli o anche di un singolo ribelle senza averli segnalati, sarà fucilato. Cazzo, non scherzavano, eh? Il comandante superiore delle forze armate germaniche comunica. Primo. Ah no, l'ho già fatto. No, l'altro? Lavoratori italiani in Germania.
Le norme in vigore per i lavoratori che si impiegano niente, braga, volontariamente un po'... in Germania permettono di impegnarsi per il periodo massimo di un anno e poi rientrare in Italia. Allora, praticamente è successo che sono andato al lago, ho preso i tre rullini e sono tornato qui. L'attacco sferrato dai sovietici dopo ore di cannoneggiamento alterna vicenda dei combattimenti. Ok. Combattimenti in Normandia. Vittorioso contrattacco germanico sulla strada da Perrier a Carentan. Pont-Hébert riconquistato a nord di Saint-Leu. Dure perdite americane sotto l'azione delle bombe volanti. Ok, il giornale l'abbiamo letto perché Marta leggeva sempre il giornale. Io adesso devo andare a fare il... Dai, resto fino alla fine con te. È bello sto gioco. Grazie mille, gentilissima. Allora, mi ha fatto un errore che l'altra volta non me lo faceva quando prendo le macchinette. E quindi a volte se vi si ferma l'immagine non vi fa vedere perché devo togliere l'errore. Fammi vedere che magari riesco a fare... Ecco che riesco a fare la foto! Ecco! Mazzo di carte, perché? Mischia? Cos'è sta roba? Per occhi. La temperanza. Le stelle. La soluzione delle cose è ancora lontana. Devo avere pazienza e saggezza. Ma la fortuna non è dalla mia parte, purtroppo. Vabbè, ci sta. Ci sta come cosa? Sì, diamo di foto, voglio la foto! Adesso non c'è più... Allora, non c'è più la... No. Sì, tarocchi sono top, hai ragione. Io la vedo a fuoco, eh. Aspetta, vediamo quando mi va via la scritta della mitica Bragali. A fuoco. Vai! Fatto. Sarebbe bello poterti avere sempre accanto con una semplice fotografia. Ok, andiamo a stampare. No, qui c'è solo la bicicletta. Poverina. Quanti giorni è che qua? Ormai puzzerà, eh? Ecco, quando va via l'immagine è perché mi viene fuori l'errore, eh? Penso che sia un fattore magari solo di stasera o... Oh. È vero, hai ragione, ragazzi. Ok, stampiamo. Cosa è successo? Una lente e un rullino a infrarossi. Possono fotografare quello che l'occhio non può vedere. Porca! Padre, messo la grande, eh? Con questo filtro tutto diventa più grande. Con questo filtro riesco ad inquadrare più cose, tutte insieme. Ingrandando. Filtro arancione. Quando c'è nebbia e foschia, migliora l'immagine contrastandola un po'. Con questo filtro posso scattare da molto vicino. Filtro blu, ottimo per le foto degli interni. Madonna. Filtro rosso e foto super contrastate. Quanti filtri? Oh, devo fare Maria. Attenzione a tenere basso il volume quando ascolto. Non devo farmi notare. Devo ricordare che dovrei essere sorda. Siamo pronti, Giulia? Sì, babbo. Per me possiamo cominciare. Sto già registrando. Oh, no. La mia voce sarà terribile. Ma dai. Non volevi studiare anche canto? No, no, no. Ero piccola e stupida quando dicevo queste cose. Pronti? Vai! Le prove per il concertino della settimana scorsa. Che bello. Non avevo mai sentito la registrazione. La mia voce però è orrenda. Avevo ragione. Altro che canto. La mia voce è arrivato il momento di stampare quei rullini. Non posso aspettare oltre, anche se vorrei poter fermare il tempo.
Ok, adesso dobbiamo stampare i rullini, ragazzi. Queste immagini potrebbero chiarire tutto. Padre. Non potrei tollerare di aver fatto del male a Marta. Preferirei morire. Se lei dicono che è morta. Accidenti alla mia testa e ai vuoti di memoria. È una tale angoscia non ricordare. È come perdersi dentro se stessi. Madonna, ma quante pagine ho fatto? Io ci credo che... Allora, Marta. Queste qui sono tutte da eliminare. Questa. E devo fare tutte, amore mio. Ok. Ok. Dentro. Adesso dobbiamo lasciarla nel liquido un tot di secondi e fermare l'immagine. Adesso. Bella. Bella. È uscita bene. Dopo devo fare quell'altra. Prendo il coso. Ogni volta, eh? Ok. Che cosa sono queste? Eh? Questa che cos'è? Guarda! Ciao ragazzi, benvenuti, vedici, sto stampando un po' di foto in Marta is Dead per capire il mistero che si cela dietro la morte della sorella di Giulia. Abbiamo preso i rullini, ma c'è un sacco di foto, eh? Io metto sempre la mia immagine dove non vedo. Raga, la spengo un attimo, scusatemi, eh. Ok, l'ho messa nell'album. Oh, quando metto l'immagine sotto mi serve sotto. Quando adesso... E che cavolini di Bruxelles. Bella anche tutta l'animazione, eh. Comunque fa passare più tempo di quello che è il gioco, solo la storia, eh. Allora, vediamo un attimo adesso. Ma la foto di lei è morta, per favore? Sì. Dopo c'è quella con il braccio, che sono le più importanti. Sì, quelle dove c'è scritto, vedi? Quelle dove c'è il coso lì. Una fotografia è insieme presente e passato, come un corpo morto. Non so bene cosa spero di trovare. Forse è stupido pensare di poter catturare l'anima di chi è morto. Cioè, effettivamente ha un po' ragione il discorso. Adesso ci spaventa, vedrai. Non è lei, ma tipo un morto, è morta putrefatta. Il suo volto non può più dirmi nulla. Lo sapevo. La sua mancanza di espressione mi spaventa. Non so neppure se tenere questa foto vuota con me o buttarla via.
È dura però, eh? Eh? È vero, mo' è dura. Provenire. Allora, vediamo un attimo. Allora, il discorso è che adesso quelle... L'ho fatta quella del teschio? No, ne prendi quella lì del braccio, le prendi in braccio. Questa, vero? Qui non c'è niente. Questa. Che è lei che l'ha tirata fuori? Sì. Sì, vedi? Questo qua, bravissimo. Questa qui è... C'è il coso rosso, quindi vuol dire che è della storia. Sì, sì, è stata lei a tirarla fuori. Dal lago. Per quello quando è arrivata la mamma era lei lì che ha tirato fuori Marta. E la mamma pensava che era giù. No, la mamma pensava che Giulia è morta, invece è morta... Sto portando Marta a riva. Sto cercando di salvarla. Vedi? I miei ricordi, per quanto confusi, corrispondono alla realtà. Mi sento un po' meglio. No. Ora posso... Anzi, devo scoprire chi ti ha fatto del male. Sono discorsi da pazza. Sì, è vero. Le telecamere che ha messo il padre. Ma cosa c'è di normale in tutto questo? Che avevano il timer. Allora forse bisogna essere pazzi per ottenere qualcosa. Facevano una foto. Leonardo! Allora, vediamo un attimo. Scusate, ma bisogna perdere un attimo di tempo perché è proprio di storia. Questa. Questa chi è? Chi sarà mai questa, Luca? Bragali, chi sarà? Dai, vediamo. Manca pochissimi secondi per sapere chi è. What is this? Oh! Qui stavo correndo verso il pontile, proprio come ricordavo. Errore, errore. Dai, basta, errore. Credo che ne manca un'altra, eh? Perché erano tre rullini. Eh sì, Bragali. Caspita davvero, qui è intrigante la storia. Non si capisce che cosa stia succedendo, eh? Allora, questa l'abbiamo fatta. Allora, questa... Questa chi è? Infatti. Questa va fatta. E credo che li abbiamo fatti tutti e tre i rullini, eh? Se non fermo l'esposizione giusto cosa succede? Si brucia? Si brucia? Magari è un trofeo. Ne faccio una adesso a caso, la brucio. Mi sono spogliata e sto per tuffarmi. Sì, corrisponde ai miei ricordi. Ok, le facciamo l'ultima. Che ore si sono fatte? Caspita, sono già le 10. Allora,
Questo l'ho fatto. Questo l'ho fatto. Questo l'ho fatto. Queste l'ho fatte. Questa l'ho fatta. Questa l'avevo fatta. Questa l'ho fatta. Questa l'ho fatta. Questa l'ho fatta. Voglio fare questa, ok? E la brucio. La brucio, ti lascio più tempo in esposizione. Sì. Che magari, sai, capita che fanno un trofeo che l'ho. Che l'ho. L'ho sbagliata, capito? Ciao ragazzi, benvenuti in 20 Martin's Dead. Andiamo avanti ancora un pochino. Molto molto bello, intrigante e ci sta. Voglio bruciare l'immagine, voglio vedere che cosa succede. Non si vede questa. Ah, si è scurita? La foto si è bruciata, è da buttare. Hai visto? Non ti danno niente. Vabbè, magari mi ha dato il trofeo. Non lo vedo io mentre sto. Ok. Oh cazzarola. Ha già solo questi rumori. Grande, Bragali. Wow. Dietro non l'avevo mai visto. Questo è il centro della nostra azienda agricola. Ma da quando ci siamo trasferiti qui non si lavora più come prima. Questioni di sicurezza, dice il babbo. Guardate che grafica, ragazzi, guardate la casa, eh? È veramente bello, cioè, next gen, cazzo. Oh, quanta roba, raga, quanta roba abbiamo fatto, ma quanta roba ancora da fare? Il giornale? Allora, il giornale cosa devo fare? Ah, nella lettera la tata non dice dove ha lasciato le chiavi e poi di sicuro la mamma le avrà già perse. Hanno un portachiavi rosa. Rosa. No. No, questo l'avevo già letto. Un portachiavi rosa, eh. Quindi devo andare a cercare... Queste sono le botti di vino. Cos'è questo? Un cavalletto è necessario per fare foto con un lungo tempo di esposizione. Ah. Perché se lo mette? Tutto in quella borsettina lì. Ho trovato quello che mi serve per scattare una foto a infrarossi. Cazzo. Quindi devo scattare una foto a infrarossen. Allora ragazzi, andiamo un attimo a vedere se riusciamo a trovare le chiavi. Poi io vi saluto, vi ringrazio, sto errore che ogni tanto salta fuori, non lo capisco. Marta è ancora qui, madonna poverina. Ma quanto tempo deve rimanere qua? Ma è così una volta. C'è neanche il freezer. Ragazzi, che palle. Oh, 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 macchina fotografica. Di una volta. Sì, sì. Porte strette, non so neanche come facciamo a mettere un mobile lì. Portarli dentro, no? Incredibile. Le porte strettissime. Sì. Ah, il giornale. Allora, laboratori della Germania, ma questo l'avevo già letto. Ok, questo, quindi questo l'avevo già letto il giornale. Ha detto che c'era un portachiavi rosa, eh?
Qui posso entrare? No, nella mia stanza non posso ancora entrare. Se riusciamo a trovare... La radio va tenuta sempre accesa di questi tempi. A volte può salvare la vita sapere le cose per tempo. Sì. Questo che cos'è? I retini per prendere le farfalle. Povere bestiole. Però quanto mi ci divertivo. Oh, guarda qua l'immagine. Prima non c'era niente. No, era vuoto. Deve essere la madre probabilmente che dipinge. Vediamo se è cambiato qualcosa. A questo? Qualcuno ha fatto sparire le chiavi della mia vecchia stanza. No, qua non si può fare niente. Quindi qualcuno ha fatto sparire le chiavi della sua stanza. E questo è già un indizio. Telefono non si può. Vediamo qui un attimo. Per oggi sono già vestita. Ah, ok, scusami. Per oggi sono già vestita. È il 19 luglio. Il 19 luglio. Se glielo richiedo, dice ancora che sono vestita. Qui non si può aprire. Allora, qui c'è il bagno. Non c'erano neanche il... lo specchio. Lo specchio. Secondo voi dove devo andare adesso? Devo uscire fuori forse, devo andare al lago. Dai, andiamo al lago e poi chiudiamo la live, che esce fuori anche l'errore che non ho capito perché. Vediamo se succede qualcosa qui. La bici. La mia bici con la ruota sgonfia, come al solito. Una pompa risolverà il problema. No, davvero. Devo trovare la pompa. Trovare la pompa, ragazzi. Dove può essere la pompa? Nel capanno? Degli attrezzi? Questa è una chiesa però. Guarda, la tua è sempre sgonfia che non ci vai mai. È fortissimo, grandissimo. Ma sì, ma poi mica hai comprato la macchina che ti sei laureata, quindi... Adesso non la userai mai più, allora, quella bici. Beh, però per fare un giretto ci sta. Dove potrebbe essere? Ok, allora dentro il casolare. Ah, ma il casolare. Oh! C'è da fare una foto. La macchina ce l'ho da parecchi anni. La macchina ce l'ho da parecchi anni. Ah, cazzo, allora mi sa che ho sbagliato. Era Carura, scusami, Bragali. Scusa, Carura, è vero.
scusa, 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 ho confuso, scusa, errore mio perché sono vecchietto e non capisco più un cazzo. È vero, è vero, è vero, hai ragione, scusa, 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 scusa. Nonno Drums. Ah, hai visto cosa mi ha scritto, Nonno Drums. Ci sta, ci sta un po'. E quanto devo zoomare per andare a fuoco? Oh, eccolo, eccolo il fuoco, perfetto. Scatta. Mi serve il cavalletto, la lente e la pellicola infrarossi per scattare la foto alla tomba e vedere. Ah. Cavalletto. E questo. Ok. Ciao ragazzi, mettici. Tra pochissimo trovo i tarocchi, sono nascosti chissà dove. Dai, andiamo al lago e chiudiamo la live di oggi e la continuiamo domani sera. Ok ragazzi, io vi ricordo che Marco Drums martedì non ci sarà. Perché andiamo a fare spinning, amore mio. Quindi ci vediamo domani sera e mercoledì sera. Andiamo al lago. O di giorno è tutto un altro effetto. Guarda il bosco. Non fa paura. Bello anzi, no? Di notte è una cosa incredibile, devastato, ti devastò. Come mai non mi fa passare? Non si può abbassare. Porca miseria. Ma come faccio a perdermi tutte le volte? Allora non è di qui, dai. Dobbiamo andare un po' più avanti. Come perdersi in un bicchiere d'acqua, Drums. No, 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 assolutamente no. E i boschi, bisogna anche stare attenti, raga. Ma dove c'è? Scusami la strada. Questo è di qua. Nei boschi bisogna stare attenti, amici miei, perché ci vuole un attimo perdersi, eh. Oh! Mosche. No, ma non è di qua, eh. Come faccio a perdermi così? Cioè di notte mi sono orientato meglio che di giorno, incredibile.
Sì, era di qua perché c'era. Oh la madonna! Succede qui? Che ci fanno i soldati? È pericoloso, lo so, ma voglio seguirli e capire cosa sta succedendo. Ma no, davvero? Dove cazzo sono andati questi soldati? Dove sono andati? Io devo solo arrivare al lago. Dove sono questi soldati? Allora, è qui, eh? Non si può andare. Ma che strada è che devo fare? Ah, ok, dai, dai, devo tornare sulla strada. Posso andare nel bosco così a cazzo. Ok, andiamo. Oh! Mattina. Cosa ti hanno fatto? Suo amico, raga. Senza censura. No, è prima tu avevi fatto. Bellissimo. Madonna. Oh. Il tuo fazzoletto era la tua fede. Che mi resti almeno questo di te. C'è un foglietto, Marta. Cara Giulia, ti stupisci se non penso che tu sia morta. Tutti ti chiamano Marta ora, giusto? Vi conosco troppo bene. Non capisco come facciano gli altri a non riconoscervi. Neppure tua madre e tuo padre. Sì. Marta non c'è più. Non riesco a... Porca! Ti hanno sparato. Che è il bastardo che mi ha sparato? Hai sparato a una ragazza imbecille. Oh, merda. E adesso che facciamo? Guarda cos'ha al collo! È una di loro! Andava fatto! E la figlia di Ereshkappa, idiota! La fidanzata di questo disgraziato! Siamo nella merda! Andiamo via, subito! Ma è ancora viva! Sta morendo. È già morta. Guarda dove l'hai colpita. Corriamo, o siamo morti anche noi! Che coglione, ha ammazzato la figlia del generale. No, forza.
Sto morendo, pensai. Ma stranamente non ebbi paura, anzi, mi sentivo quasi sollevata. Quando ritornai, mi trovai ancora una volta nel mezzo di un brutto sogno, di cui, in quel momento, non compresi affatto il significato premonitore. Eh sì, bragali, mamma mia. Marta. Mamma. Marta, cazzo. Marta, ti restituisco il tuo destino. Marta, ti restituisco il tuo aspetto. Ti restituisco, sono tipo i sogni, che devi dire il tuo, devi le cose, il tuo aspetto. Marta, ti restituisco il tuo aspetto. Cosa è successo? Marta, ti restituisco il tuo aspetto. Vedi che gli ha cavato la faccia? Marta, ti restituisco il tuo aspetto. Marta, ti restituisco il tuo aspetto. No, no, la mangio. Marta, ti restituisco il tuo aspetto. 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 Adesso pago, adesso vedo. Con i miei occhi. Cazzo, raga. Porca miseria. Oh, raga, questo è un gioco horror proprio. Cazzarola. Due sorelle erano destinate a morire. Giulia per prima e pochi giorni dopo Marta. Quando andai a prendere Giulia, trovai due gemelle identiche, impossibili da distinguere. Mi chiesero che cosa volessi da loro, dal momento che erano così giovani. Giulia deve seguirmi, dissi, ma loro dichiararono entrambe di essere Marta. Spiegai che di lì a poco anche Marta sarebbe morta e quel gioco era inutile. Io avevo molto da fare, c'era la guerra. Ma loro non si diedero per vinte e continuarono a domandare. Possiamo seguirti insieme? No, impossibile. È sicuro che anche Marta morirà? No, nulla è certo in tempo di guerra. E se ti seguisse quella sbagliata, allora avreste ingannato la morte. Una morirebbe ingiustamente, l'altra rimanderebbe il suo appuntamento per molto tempo. Discussero a lungo, quindi si abbracciarono e una venne verso di me guardandomi con piglio deciso, quasi minaccioso. Immaginai che si trattasse di Marta
che si sacrificava per donare una lunga vita alla sorella. Ma io avrei svelato l'inganno. Nessuno mente mentre guarda in faccia la propria morte. Le chiesi quindi quale fosse stata la loro scelta. Abbiamo sorteggiato lanciando un medaglione, disse tranquilla. Si erano affidati al fato. Che ingenue. Non sapevano che il fato ha sì le sue regole, ma è mio alleato. Non avrebbe mai permesso che mi seguisse la ragazza sbagliata. Il mio lavoro era compiuto. Quel medaglione però aveva inciso su entrambi i lati lo stesso nome, il nome di Marta. Avevo supposto bene, ma loro erano state dannatamente astute e avevano ingannato sia me che il fato. Rimetterò le cose al loro posto in qualche modo, questo è certo, e renderò infine al fato la sua benda. Wow, raga, questa sì che è una storia da panico, eh? Questa sì che è una storia. Oh! Oh, che dolore. Fatico a respirare. Non l'ha fatta morire allora. Assurdo. Ok, oggi c'è la cerimonia. Ma così. Così. Siamo tranquilli che non mi fa più quel problema lì. Allora, ragazzi, Marta is Dead, gioco bellissimo. Noi ci vediamo domani con altre live fichissime dal vostro Marco Drums Games Channel. È tutto. Marta is Dead, bellissimo gioco italiano horror, ma di suspense e anche di mistero. Bisogna andare a scoprire le cose, fotografarle, sviluppare, molto molto intrigante e molto bello. Da Marco Drums Games è tutto. Vi ricordo di iscrivervi su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord, WeChat, Pinterest, ma lasciate stare gli ultimi, solo YouTube e Twitter e Instagram. Ma la maggior parte, la cosa più bella, è iscrivervi sul canale YouTube e di Twitch, attivare la campanellina, mi piace, commentate e portate amici sul canale. Grazie mille Bragali, grazie mille Luigi, grazie mille Luca, grazie mille a Zaneboy, visto che ho nominato anche la mitica Karura, che è un po' che non la vedo, Davide anche lui. Ciao ragazzi, alla prossima live. Domani sera vi aspetto dalle 6 in poi. Ah no, domani sera, sì, dalle 6 in poi facciamo una live con qualcosa. Devo ancora vedere il tipo di gioco, ma probabilmente andiamo avanti ancora con Marta is Dead, Horizon Zero Dawn e Elden Ring. Dopo vediamo. Ciao a tutti amici, da Marco Drums Games Channel è tutto. Alla prossima live. Ciao amici, e mi raccomando di andare sul canale YouTube a vedere tutti i giochi, tutte le live che ho fatto oggi, potete vederle perché sono tutte registrate, ok? Ciao amici, a domani. Amici e amiche, mitici, ciao!